Eccomi, ciao a tutti, buongiorno, buon lunedì, ho i capelli da pazza come al solito. Veniamo invece a quello che volevo farvi vedere oggi. Mi avete chiesto in tantissimi come un po' di tecnica di base, quindi come ciao Marisa, come fasciare, come ricoprire le torte in pasta di zucchero. Va bene, adesso vi giro, che cosa vi farò vedere oggi? Ovviamente non potremo lavorare su torta vera. Questo è ovvio. Vi farò vedere come io fascio una dummy, sia una dummy tonda che una dummy quadrata, perché a seconda il mio metodo di copertura varia leggermente. Ok? Allora, io vi Quindi chi giro. ha voglia di andare a vedere un pochino il discorso sul generale sulle paste di zucchero, anche lì avete il video a vostra disposizione sul nostro canale YouTube nella playlist Basi del Cake Design, ovviamente. Io oggi io lavorerò su dummy di polistirolo, tonda e quadrata. Per ovvi motivi le ho prese relativamente piccoline, ok? Ma il discorso che andremo a fare oggi varrà anche per appunto dimensioni maggiori. Quindi cominciamo dalla stesura della pasta di zucchero. Come va stesa la pasta di zucchero? Il mio consiglio personale, ma come vi dico sempre, ragazzi, non sono dei diktat, è una mia opinione, è quella di tenere la pasta di zucchero abbastanza spessa. Stiamo parlando di uno spessore tra i 4 e i 6 mm. Perché questo? Spesso leggo, ah, l'ho stesa, come si dice, sottilissimo, la pasta di zucchero non piace. È vero, la pasta di zucchero non piace. Onestamente non piace neanche a me, se proprio devo essere sincera. Ma la pasta di zucchero ha un grandissimo, grandissimo punto di forza, che se non piace, per quanto brutto da vedere, si può levare. Ok? Quindi, visto che quando parliamo di torte decorate, parliamo di torte che devono anche essere belle alla vista, se noi perché la mangino la torta, facciamo una pasta di zucchero stesa sottilissima, con una farcia magari una stuccatura poco adeguata e quindi poi andiamo a vedere tutti i bozzi e tutti i difetti della torta, allora a quel punto tanto vale che facciamo una crostata di frutta, ok? Perché se utilizziamo la pasta di zucchero lo facciamo perché vogliamo una componente anche estetica di un certo tipo. Con questo non vuol dire che la pasta non può essere stesa sottile, intendiamoci bene, no, non è questo che sto dicendo, però soprattutto per chi magari è un pochino più alle prime armi, non vi preoccupate a tenere la pasta di zucchero più spessa, va bene? La pasta di zucchero da una fetta si prende, si leva e si scarta. Ripeto, è brutto vederlo in un piatto, va bene? Però non ci, diciamo così, non è una cosa così drammatica, va bene? Quindi, detto questo, a volte una delle più grosse difficoltà, soprattutto all'inizio, che io trovavo, soprattutto se cominciamo a dover fasciare torte di un certo diametro, era capire quanto se avevo steso la pasta abbastanza larga o meno. Quindi come faccio? Io mi armo di vedete, di un nastrino, in questo caso è un nastrino di raso semplicissimo, ipotizzando che questa sia ovviamente la nostra torta, io prendo il nastrino e ne misuro la lunghezza in questo modo, quindi misuro l'altezza, la larghezza e l'altra altezza e viene una grandezza di questo tipo. Fatto questo, mi metto sulla pasta di zucchero che ho steso e controllo di averla stesa nel modo giusto. In questo caso ovviamente non è abbastanza larga, quindi faccio un segno sul nastrino in questo modo, prendo il mattarello che sono di lavoro, ok? Vedete? Ogni volta io la rialzo così e facciamo ancora un passaggio in questo modo. Fatto questo, controlliamo
se siamo arrivati questa volta alla larghezza. Vedete, ancora non ci siamo perché è ancora troppo stretto. Quindi alzo, appoggio e ci prendiamo un piattino girevole, è l'ideale, ragazze, mi raccomando, avere un piattino girevole è l'ideale, con un po' di acqua o di colla alimentare. In questo caso, nel caso di una torta vera, ovviamente avrete la stuccatura che vi fa da collante, ok? Noi in questo caso la stuccatura non l'abbiamo, quindi ci dobbiamo accontentare di un po' di acqua. Fatto questo, prendiamo la nostra pasta di zucchero e la andiamo ad adagiare sulla torta. La prima cosa che faccio quando ho adagiato la pasta di zucchero sulla torta con uno smoother è quello di andare. Ora io lavoro con la dammi piccola, quindi ovviamente non ha praticamente peso. Ok, magari ci prendiamo un po' di maizena o di CMC. La fecola va benissimo, non usate zucchero a velo, mi raccomando. E lisciamo bene la superficie. Cosa faccio io? La prima cosa, anche per evitare che la pasta di zucchero vi si spacchi sugli angoli, è quella di andare a far aderire bene la pasta subito sotto il bordo, così. Ok? In questo modo. Così. Vedete come ho fatto aderire la pasta subito sotto al bordo, no? In questo modo io ho cercato di evitare che la pasta di zucchero mi si spezzasse, che è una cosa purtroppo che capita se non fate attenzione. Era il discorso che vi dicevo inizialmente del fatto che la pasta di zucchero ha comunque un peso, quindi se io non la ancoro, non la blocco, il peso, soprattutto se la pasta di zucchero è stesa troppo sottile, il peso porta la pasta di zucchero verso il basso, la pasta di zucchero si allunga e arriva a un punto in cui si spezza. A questo punto dobbiamo passare alla copertura della torta, diciamo generale. Quindi cosa facciamo? Cominciamo da un lato, da quello che volete, e cominciamo a far aderire la pasta di zucchero al bordo della torta. L'importante è che io non tiri verso il basso, va bene? Non dovete tirare verso il basso, dovete schiacciare la torta al bordo. Dopodiché giriamo. Allarghiamo in questo modo e facciamo la stessa cosa. Così, così. Ok? Quindi giriamo. Vedete che si creano queste pieghe? Se la pasta fosse troppo sottile, non avrebbe abbastanza elasticità per riassorbirle. Ok? Poi, così, vedete? Come si sta pian piano adagiando. Ugualmente, prendiamo e allarghiamo. Così. Mi raccomando, assicuratevi sempre che sia attaccata qua sopra, altrimenti il rischio veramente è che vi si spacchi. Ok, ugualmente. Allargo. Anche qua. E ecco, ci ho tirato un'unghiata, che era la Valentina stamattina che mi chiedeva come facevo a lavorare con le unghie lunghe. Ci riesco fino a un certo punto. Ecco qua, a questo punto, fatto così, qua mi si è creata una crepetta, ma poi l'andremo a sistemare con lo smoother. Però in linea di massima vi faccio vedere come la torta è stata coperta perfettamente, ok? Una volta che avete fatto questo, sempre con lo smoother, andate a passare tutto il bordo in questo modo. Se
schiacciando la pasta verso il basso, ok? Così. Adesso con un coltello andiamo semplicemente a tagliare l'eccesso di pasta di zucchero. Mi tengo un pochino, ecco appunto, un pochino più larga. Taglio. Aspetta. Così. Ok. Eliminiamo il super eccesso. Ok. E ricominciamo a passare con lo smoother. Quello che potete fare è aiutarvi tenendo tenendo, diciamo così, la torta con uno smoother in alto. In questo modo eviterete di avere tutte le ditate. Una volta fatto questo, andate a rifinire la vostra torta e continuate il lavoro di rifinitura. In questo modo abbiamo. Eccoci, quindi io spero che vi sia tornato utile. Era, mamma mia che testa, era una cosa che mi avevate chiesto da tanto tempo, non ero mai riuscita a organizzarmi per farvelo vedere. Quindi cosa abbiamo visto oggi? Vi ho dato qualche indicazione generale sulla copertura di una torta in pasta di zucchero, vi ho fatto vedere come copro io una torta in pasta di zucchero. Fissatene. Ragazzi, baci baci, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao!